Il caro carburanti ha dato una bella batosta alla società Autolinee Romano di Crotone, azienda storica del trasporto pubblico locale, calabrese e non solo. Le difficoltà si ripercuotono a cascata anche sui lavoratori, che hanno deciso di fermarsi, dando vita ad un presidio davanti la stazione dei Pullman. I lavoratori lamentano una serie di ritardi delle spettanze. Cosa si chiede allora? All'azienda chiediamo intanto il pagamento, l'ulteriore pagamento del 50% e poi la stabilità dell'erogazione dello stipendio dal giorno 10, perché non si può venire a lavorare senza avere una stabilità economica, perché il caro energia, il caro gasolio, tutte queste cose che sta toccando l'Italia intera, sta toccando anche noi lavoratori. Sulla vicenda sentiamo cosa dice ai nostri microfoni il dottor Dino Romano, che è il presidente della società Autolinee Romano. C'è un problema di insostenibilità purtroppo proprio aziendale, perché i costi ormai hanno superato i ricavi. Gli incrementi che abbiamo avuto nei costi delle materie prime, in modo particolare nel costo del gasolio, hanno fatto sì che ci fossero dei problemi purtroppo concreti all'interno dell'azienda di bilancio, per cui in questo mese siamo stati purtroppo costretti ad erogare un 50% dello stipendio, che speriamo possa essere recuperato al più presto, insomma. Noi purtroppo non possiamo intervenire sui prezzi, perché i prezzi sono fissati da tariffe regionali che sono ferme al 2015, i nostri corrispettivi sono fermi al 2016 ed oggi i costi, non sono proprio sostenibili se non c'è un intervento importante proprio sui corrispettivi.